Eccoci, buongiorno a tutti, scusate per il ritardo, ma gli impegni sono molto importanti per tutti, anche per gli organizzatori. Siamo felici di ricominciare con i casi clinici Fadoi Liguria, un evento che è stato molto apprezzato negli scorsi anni. Io sono Matteo Caiti, vicepresidente Fadoi Liguria, fra poco arriverà anche la dottoressa Elena Barbagelata, il nostro presidente. E questa diciamo, volta abbiamo deciso di lasciare un pochettino più mano libera, campo libero ai casi clinici che nell'ultimo diciamo, trimestre del 2023 era stato più concentrato su casi clinici di trombosi e delle complicanze trombotiche. Sono stati tanti i partecipanti, la formula è sempre quella di associare un medico strutturato o passatemi il termine e scusatemi, anziano, fra virgolette, chiuse le virgolette, con un giovane medico. Alcuni di questi fanno parte dei giovani Fadoi e il motivo è proprio quello di avvicinarli sempre di più alla formazione. Ma non mi voglio dilungare perché oggi c'è un super caso che dovevamo presentare lo scorso anno, ma ahimè siamo andati lunghi. Passo la parola per i saluti al dottor Giancarlo Antonucci dall'ospedale Galliera. Ma niente, sono molto contento che ripartano i casi clinici e non vorrei perdere ulteriore tempo. Io spero che siano interessanti come l'anno scorso, ma credo che sicuramente ce la faremo. Sono contento che ci sia la partecipazione sempre delle giovani Fadoi, ne vedo ben due e vorrei che ci raccontassero qualcosa anche loro. Massimiliano ci deve perdonare perché avrebbe dovuto essere l'ultimo dell'anno scorso, e invece hai l'onore di essere il primo di quest'anno e mi sembra che il titolo sia molto interessante del tuo caso clinico. Direi, Matteo, facciamo salutare le due giovani. Sì, io ringrazio la dottoressa Ilaria Bellofatto ed Elisa Schiavetta di Giovane Fadoi perché ci hanno dato una grande mano dal punto di vista organizzativo e quindi lascio parola a Ilaria e poi a Elisa per un rapido saluto prima di cominciare. Salve a tutti, sono anche molto contenta di aver fatto parte di questa organizzazione perché nelle scorse edizioni ho avuto la possibilità, assieme a Elisa e al nostro strutturato, di presentare dei casi clinici che sono stati per noi particolarmente didattici, per cui ci ha fatto molto piacere quest'anno prendere parte attiva, quindi essere nella parte organizzativa. E, credo sia importante condividere casi che, soprattutto quelli più complessi, perché tutti ci possiamo trovare in situazioni più giovani, quindi ascoltare le modalità con cui questi vengono affrontati da persone anche più esperte può essere sicuramente un valore aggiunto, per cui non vedo l'ora di ascoltare il caso di oggi. Direi che ha già detto tutto la mia super specializzanda grande, quindi non c'è molto altro da aggiungere. L'unica cosa, quest'anno abbiamo cercato di estendere poi l'invito anche alle altre regioni, quindi ai nostri colleghi specializzandi anche delle altre regioni, oltre che strutturati appunto i primari. Oggi forse non sono ancora riusciti a collegarsi tutti, abbiamo sparso la voce, però sono sicuramente da qui a quando poi finiranno, che è il 7 maggio, sicuramente riusciremo a essere anche un numero forse maggiore rispetto agli anni scorsi. Ciao a tutti, bentrovati. Eccoci, Matteo, allora hai presentato il webinar che parte oggi e che vedrà poi, insomma, per alcune settimane coinvolti i giovani e i meno giovani nella discussione di questi interessantissimi casi clinici che non vedo l'ora di ascoltare. E quindi, visto che siamo anche un pochino in ritardo, non vi rubo altro tempo e passiamo la parola, Matteo, quindi ai relatori. Direi che passiamo la parola al dottor Massimiliano Uccelli e alla dottoressa Mira Bisanzio della SL 1 di Imperia, la provincia più lontana della Liguria, ma tanto vicina col cuore. È
È tutto vostro adesso il webinar. Parti, Max. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, vi parliamo dall'ASL 1, però da Sanremo, non da Imperia, mi raccomando, a questo ci teniamo molto. Io lascio la parola direttamente alla dottoressa Miriam Bisazio, specialista in nefrologia, ma col cuore che batte per la medicina interna e per il FADOI, e che presenterà insieme a me questo caso che abbiamo affrontato l'anno scorso. Noi l'abbiamo affrontato per la prima parte, la parte più, diciamo così, fallimentare, possiamo dire, con un po' di autocritica. Poi l'abbiamo passata ai colleghi del San Martino, che hanno completato il quadro ottenendo un risultato sicuramente migliorativo. Abbiamo fatto un'epicrisi della situazione e abbiamo proposto questo caso sperando che dia degli spunti interessanti. Quindi lascio la parola alla dottoressa Miriam Bisazio e partiamo subito. Quindi dicevamo, un uomo di 53 anni, appunto, una cirrosi epatica esotossica nota dal 2017, scompensato in BMI superiore a 30. Già in lista trapianti a Torino, ma sospeso temporaneamente dalla lista semplicemente perché il quadro era comunque sostanzialmente stabile. Allora, questo paziente arriva in pronto soccorso il 4 gennaio per un quadro di sanguinamento dalle mucose principalmente, quindi epistassi, cava orale, ematemesi e melena. In terapia farmacologica domiciliare assumeva propanololo 40x2, furosemide e lattulosio. In pronto soccorso, agli esami ematici, viene fuori un'emoglobina molto bassa, 5,2, con un MCV di 98, una formula sostanzialmente con una leucocitosi principalmente neutrofila e soprattutto una piastrinopenia molto molto severa. Altri esami, abbiamo una PTT di 34, un INR leggermente allungato, un fibrinogeno consumato, un didinero normale. L'albumina è un'albumina effettivamente di un paziente comunque cirrotico, 1,8, una creatinina 1,4, il filtrato è diciamo di 53 ml minuto secondo la formula di CKD-EPI, una lieve ipocalcemia ma secondaria ovviamente l'ipoalbuminemia e l'ammonio 35, quindi normale, un LDH normale, CUMS negativo e un'aptoglobina assolutamente normale. Il test in duplice conferma la grave piastrinopenia, quindi fondamentalmente sono degli esami che effettivamente a parte l'emocromo ci troveremo di fronte a un qualsiasi cirrotico scompensato. In pronto soccorso cosa fanno? Lo fanno vedere sicuramente dallo specialista otorinolaringoiatra che si occupa di tamponare l'emorragia, di tamponare l'epistassi, evidenzia comunque delle varici non sanguinanti del faringe, fa ovviamente anche una gastro che evidenzia delle varici esofagee F2 non sanguinanti, ritrovano un sanguinamento a partenza da una telangiectasia duodenale della seconda porzione che l'endoscopista ha trattato con tre clip. All'attacco addome con mezzo di contrasto il fegato è ovviamente cirrotico, è una milza tutto sommato normale di 12 cm, RX torace negativo. Una volta arrivato in reparto, il paziente era tutto sommato in discrete condizioni perché emodinamicamente era stabile e a parte ovviamente i segni di grave piastrinopenia e di emorragie, comunque tutto sommato aveva uno stato diciamo generale non eccessivamente compromesso, ecco. I parametri erano normali, un Child-Pugh PAG score B9, un MELD score di 16. Allo striscio non avevamo schistociti e non avevamo aggregati piastrinici. Ovviamente in un caso di questo genere, in prima battuta, cerchiamo di sopperire alla grave anemia e alla grave trombocitopenia trasfondendo il paziente con unità di emazie concentrate e con pappe piastriniche.
anche se comunque le pappe piastriniche il paziente non aveva grosso beneficio, visto che dopo 6 ore dalla trasfusione aveva ancora 2000 piastrine. C'è da dire che 2 mesi prima aveva fatto degli esami ematici di controllo e l'emocromo era normale, aveva un'emoglobina di 12,3 e 130.000 piastrine. Quindi comunque sembrava un quadro acuto. All'attacco, appunto, vedete che la milza, tutto sommato, è una milza le cui dimensioni sono, insomma, non è una milza ingrandita, ecco. Allora, a questo punto abbiamo considerato il nostro paziente effettivamente né come paziente ambulatoriale né come paziente ricoverato, ma l'abbiamo considerato appunto come un paziente in un quadro di urgenza, visto che comunque le piastrine, insomma, il quadro emorragico è importante. Per cui andando a tamponare comunque l'evento emorragico acuto, ovviamente lì è cercare di capire che cosa stesse succedendo al nostro paziente. Per cui abbiamo escluso ovviamente tutte le cause di trombocitopenia severa, cause congenite e ovviamente cause legate alla gravidanza. A quel punto, quindi, fondamentalmente si tratta di un paziente con un'anemia severa con caratteristiche di perdita acuta e una piastrinopenia severissima. Ti chiedo un attimo indietro, scusate. Questa è una prima così, tabella di, così, per porsi così, un elenco telefonico delle cause da escludere, che arriveremo poi dopo, quindi ci saranno le slide che spiegheranno il nostro ragionamento clinico. Comunque, nella dissertazione delle ipotesi, chiaramente in iperacuto, sì, nel senso che ovviamente qua stiamo facendo l'analisi differenziale di un paziente che sanguina in maniera importante, nel senso che gli abbiamo messo il tampone nasale, abbiamo fatto la gastro, non sanguina la varici, sanguina diffusamente da tutte le mucose. Questo era un paziente che perdeva da tutti i pori, dal punto di vista. Ho fatto rapidamente un rule out delle cause che potrebbero essere collegate a una piastrinopenia immune severa in un paziente con cirrosi. Vado avanti e rilascio la palla alla dottoressa. Allora, quindi ci troviamo appunto di fronte a un paziente che continua a sanguinare, continua ad avere anemia severa e una piastrinopenia severissima, per cui continuiamo a trattarlo ovviamente con le trasfusioni, proseguire il rule out delle cause. Allora, in diagnosi differenziale abbiamo considerato la PTT, ma in assenza anzi di schistociti allo striscio di sangue periferico, un'aptoglobina normale, LDH normale, un'insufficienza renale comunque modesta e in assenza di turbe del sensorio l'abbiamo esclusa. Abbiamo considerato una patologia ematologica primaria. Ma in effetti il CUMS diretto e indiretto era negativo, l'LDH era negativo, una formula conservata e dei bianchi comunque lievemente alti. Abbiamo considerato una sepsi, una DIC, ma appunto lo stato generale era accettabile, il paziente non aveva febbre e gli indici di infiammazione erano assolutamente negativi. Il fibrinogeno effettivamente era basso, ma tranquillamente spiegabile da un deficit di produzione in un paziente comunque con una cirrosi avanzata e albumina ovviamente 1,8. Abbiamo considerato un'eventuale causa iatrogena o alcol. Il paziente effettivamente aveva un'anamnesi positiva per POTUS, ma comunque in un consumo che non poteva essere quantificabile. Le infezioni virali ne le stavamo ricercando, l'autoimmunità era in corso e principalmente, diciamo, il principale fattore confondente nella diagnosi differenziale era proprio la patologia epatica, anche se in realtà probabilmente, insomma, uno dei motivi per cui è venuto fuori questo quadro. Quindi sostanzialmente un sospetto di ITP, di porpora trombocitopenica immune, su nota cirrosi epatica scompensata, ipertensione portale.
Allora, il paziente com'è stato trattato? In pronto soccorso aveva già iniziato lo steroide col dosaggio di 1 mg pro chilo. Il reparto è stato trattato con l'IGV-VEN 1 g pro chilo per 3 giorni e ovviamente, dato che aveva sanguinamento gastroenterico, il trattamento è stato intrapreso il trattamento con PPI in continuo. Via via, in seconda, terza, quarta giornata, via via l'anemia migliorava, ma comunque il paziente lo stavamo trasfondendo, a fronte però di delle piastrine che comunque rimanevano sotto, abbondantemente sotto le 10.000 unità. Nel frattempo è arrivata la sierologia, che era tutta negativa, ad eccetto comunque di del riscontro di un'infezione pregressa da virus dell'epatite C, scusate, dell'epatite B. Il paziente continuava a essere trasfuso e la creatinina è peggiorata. A questo punto il paziente è stato trasferito in rianimazione per monitorarlo per un monitoraggio più attento. Allora, a fronte nella ricerca di un'analisi praticamente delle diagnosi differenziali, abbiamo ovviamente portato avanti anche, fatto una ricerca ovviamente in letteratura per quanto riguarda i trattamenti terapeutici. Allora, il paziente aveva già fatto, era ancora in corso veramente di steroidi e aveva già fatto l'IGV-VENA in reparto. A quel punto le linee guida indicano di iniziare gli agonisti dei recettori TPO ed eventualmente, se effettivamente c'è un quadro compatibile con i TP, anche eventuale utilizzo di rituximab, anticorpo anti-CD20, immunosoppressione e splenectomia. Intervengo un attimo per fare un'aggiunta a questo grafico, che è un grafico ovviamente che è quello che è un grafico da Blood che si utilizza quando uno ha tempo di ragionare, nel senso la dottoressa Di Sazio giustamente ha fatto un excursus delle terapie possibili quando uno ha il tempo di pensarci e di vedere come va il paziente. Qua in realtà abbiamo un paziente che continua a sanguinare in maniera attiva, lo supportiamo con emotrasfusioni e in rianimazione ne ha fatto. Adesso ho perso il conto di quante sacche di emazie ha fatto per tenere un'emoglobina che rimanesse intorno a 6, piastrine che rimanevano sempre sotto 5.000. Quindi non risponde alle immunoglobuline, non risponde allo steroide che sta come faceva in doppio. Inizia quindi un trattamento con agonisti della tromboproietina, ovviamente non seguendo quelle che sarebbero le regole di buona pratica, cioè quelle di fare trattamento, attesa di risposta, rivalutazione e trattamento con altra terapia. Quindi inizia, questo vedremo poi dopo, un trattamento con agonisti di tromboproietina in maniera seriata, anche abbastanza ravvicinata, perché il paziente era comunque sempre instabile, e poi si passa in terza linea, si tenta anche il rituximab in un paziente che peraltro è in unità di terapia intensiva, in una situazione di rischio anche così, di rischio infettivo e di rischio globale, che è un rischio importante. Quindi questa è una così, visione d'insieme che però varrebbe un po' per tutti i pazienti, anche quelli che ti danno il tempo di ragionarci sopra. Scusa l'interruzione, vai pure Grazie, avanti. grazie. Allora, il paziente è stato anche valutato dagli ematologi che hanno effettuato una biopsia osteomidollare. Il midollo che è venuto fuori è tutto sommato un midollo normale, o meglio, un midollo che risponde, che cerca di rispondere a carenze importanti, a una trombocitopenia importante, un'anemia importante, quindi è un midollo, come ci aspetteremmo, è un midollo che lavora effettivamente. A questo punto, come diceva il dottor Uccelli poco fa, abbiamo iniziato una terapia, è stata iniziata una terapia sequenziale, purtroppo non c'è stato il tempo di valutare attentamente la risposta, cioè non avevamo giorni a disposizione per valutare la risposta, ma insomma, inizialmente è stato intrapreso l'eltrombopag prima da 25 e poi 50 mg al giorno.
Successivamente, e non ho avuto risposta, successivamente romiplostim, inizialmente 3 microgrammi chilo settimana e poi passa a 4. Infine il rituximab, previa profilassi con Zeritrex, lamivudina e Bactrim. Allora, un veloce excursus, diciamo, farmacologico. L'eltrombopag è una molecola TPO-mimetica, sostanzialmente lega al recettore TPO, per la TPO, e da lì parte la cascata per la produzione appunto midollare di piastrine, quindi stimola la trombopoiesi. Le indicazioni sono ITP cronica refrattaria, la cirrosi HCV, c'è da dire, e anche l'anemia plastica severa. Nella cirrosi HCV correlata, in generale, c'è da dire che l'eltrombopag in realtà da scheda tecnica sarebbe cioè controindicata nei pazienti con Child Pugh superiore a 6, in realtà il nostro, perché altrimenti ha un rischio di trombosi portale. In realtà il nostro paziente aveva un Child Pugh di 9, però in questo caso i benefici erano assolutamente molto maggiori rispetto ai rischi. Il romiplostim, anche questo è un analogo, si lega anche questo al recettore per la TPO, un polipeptide legato a un FCIG. Si somministra per via sottocutanea una volta a settimana, anche questa è l'indicazione dell'ITP refrattario. Infine, rituximab è un anticorpo anti-CD20, in genere ben tollerato, dà però un rischio infettivo perché provoca immunodepressione. Per questo motivo, i pazienti che fanno il rituximab devono seguire una profilassi antinfettiva per lo pneumocisti scarini, per l'HZV, e in questo caso il nostro paziente l'ha fatta anche per l'epatite B perché aveva una infezione epatite B pregressa. Allora, qui diciamo che a bocce ferme abbiamo cercato un attimo di capire quali potevano essere i meccanismi fisiopatologici di una trombocitopenia nel paziente cirrotico. Fondamentalmente abbiamo da una parte una soppressione midollare che può essere causata da farmaci o dall'epatite C, da alcol, comunque dalle cause eziologiche in generale della cirrosi. Abbiamo un sequestro splenico, per cui abbiamo una trombocitopenia proprio per sequestro splenico. Possiamo avere un'aumentata distruzione piastrinica immunomediata per opera, ad esempio, del virus dell'epatite C o per una malattia autoimmune epatica. E inoltre, per riduzione della TPO, abbiamo una riduzione della produzione di piastrine. Ti fermo un attimo, in questo caso non era, cioè, altrimenti a scompaginare i nostri ragionamenti, in realtà non era presente nulla di tutto questo, un paziente che non aveva splenomegalia marcata, non aveva l'epatite C peraltro, e soprattutto aveva un midollo da verlo, aveva un midollo con una marcata, così, un'attività megafagocitaria marcata come si vede nelle forme di disordine autoimmune primitivo, in qualche modo, delle piastrine. E quindi questa nostra dissertazione era stata fatta per cercare di capire se ci fosse qualche altra concausa. Andiamo pure avanti. Allora, quindi sostanzialmente abbiamo un aumento della distruzione piastrinica causato fondamentalmente da molti fattori, tra cui la formazione di emuttine di von Willebrand, un'ipertensione portale, una traslocazione batterica ed endotossine, ma anche sequestro splenico, ma anche riduzione della produzione di piastrine sia per soppressione midollare sia per riduzione della produzione di TPO. È una distruzione, diciamo, immunomediata piastrinica per presenza di anticorpi antipiastrine. In questo articolo, semplicemente siamo andati a vedere,
Noi abbiamo continuato comunque a studiare un po' un attimo per cercare appunto di capire se ci fossero altri meccanismi fisiopatologici. Devo dire la verità che noi studiavamo e piangevamo perché il paziente continuava a non rispondere, piangevamo insieme agli ematologi perché in questi casi non si piange mai da soli e con loro ovviamente condividevamo un po' una schizofrenia gestionale perché in qualche modo ovviamente nessuno, un paziente che così tutti avevamo dato in realtà per perso completamente, e nessuno si poneva così in qualche modo la questione di rispettare i tempi, penso, per cui in maniera abbastanza convulsa abbiamo detto quindi immunoglobulina, steroide, romiplostim, Revolade, rituximab. Risultato, a distanza ormai da praticamente quasi un mese, 20, 25 giorni di terapia intensiva, a parte il supporto trasfusionale totalmente convulso con numeri di sacche piastriniche costanti, risultato nessuno. Andiamo pure avanti. Sì, e quindi insomma il quadro era un po' questo, quindi il sospetto sempre più forte di un meccanismo fisiopatologico principalmente di natura immunomediata. Abbiamo fatto la diagnosi e a questo punto non sapevamo più cosa fare, non Esatto. sapevamo più cosa aggiungere alle nostre opzioni, anche perché in questo anche i rianimatori ci supportavano nel dire ragazzi qua questo. Il problema è che il paziente era assolutamente vigile e cosciente in questo, quindi un paziente con uno stato clinico e una situazione laboratoristica gravissima, un sanguinamento attivo, ma un paziente che voleva scendere e andarsene al bar. Questo era il dato aggiuntivo. Andiamo dopo. Niente, questo è semplicemente un sunto per ricordare che Sì. nel paziente cirrotico, come tutti sappiamo, ci sono fattori protrombotici e fattori così, in qualche modo emorragizzanti. La trombocitopenia è sicuramente il fattore principale che, sia per quanto riguarda il rischio di sanguinamento di per sé, ma anche per il rischio di sanguinamento periprocedurale, per esempio quando si devono fare manovre, è quello che condiziona maggiormente il rischio di sanguinamento. Vabbè, qui allora questo è un lavoro di professor Donald Arnold. Fondamentalmente mostra i tempi di risposta dei vari trattamenti farmacologici che effettivamente abbiamo fatto anche noi. Quindi la trasfusione piastrinica dovrebbe dare un immediato sollievo, ma abbiamo un calo drastico. È abbastanza repentino delle piastrine. Abbiamo poi le IG vena che danno un aumento delle piastrine un po' più lento, però in realtà lento relativamente già in prima seconda giornata per poi calare a partire dalla settima ottava giornata. Gli steroidi che hanno comunque un andamento un po' più a lungo termine nel mantenimento del conteggio piastrinico. E infine gli agonisti da recettore per la TPO, che sono quelli che appunto in letteratura hanno un maggior, diciamo, successo più a lungo termine, con un aumento progressivo del conteggio piastrinico. Consideriamo che il nostro paziente, se fosse figurato in questo grafico, a 14 giorni sarebbe sempre a 1000 piastrine, quindi questo ipotetico successo che viene da questa revisione di Blood assolutamente nel nostro caso non c'era. Allora, Sempre, dimmi. vado io rapidamente, così scusa, proseguo il discorso. Quindi il succo è che in una situazione in cui c'è un quadro emergenziale, paziente con sanguinamento con rischio di vita, i due aspetti da considerare al netto delle terapie che abbiamo elencato prima sono: uno, che comunque la terapia in emergenza è raccomandata una terapia di combinazione. Qua siamo stati esagerati e abbiamo combinato una terapia di 5, combinazione con 5 farmaci di cui nessuno ci ha dato una soddisfazione. E comunque che in questi casi la splenectomia di emergenza è un tipo di trattamento che deve essere considerato. Ovviamente in questo paziente ci siamo guardati, abbiamo considerato, gli animatori comunque non l'avrebbero spostato minimamente, è un paziente con 1000 piastrine, una splenectomia convenzionale con metodica
tradizionale non avrebbe avuto assolutamente nessuna chance di riuscita. Comunque, in generale, abbiamo un paziente che dopo più di un mese a questo punto di pronto soccorso, reparto e terapia intensiva di rianimazione qua a Sanremo, ha sempre piastrine che ballano intorno a 1000. Allora, teniamo in considerazione che possa essere fatto qualche cosa di più, che però in questo setting nostro non è proponibile. Allora, viene trasferito a San Martino. Vedo che c'è la dottoressa Schiavetta collegata, che probabilmente conosce anche lei questo paziente, forse nella parte finale lo ha conosciuto meglio di noi. Un sunto, adesso questo l'abbiamo messo per il dottor Caiti, che se no ci rimaneva male. Allora abbiamo così citato Werloff, questo è Werloff in persona, che nel 1745 per primo descrive il primo caso di trombocitopenia immune. Una minima cronistoria del quadro per dire che ovviamente la storia della terapia del Werloff e comunque della trombocitopenia immune comincia con la splenectomia. Nel 1916, quindi più di 100 anni fa, viene proposta la prima splenectomia per una donna con un quadro di piastrenopenia immune. Fino agli anni 50 non cambia nulla, fino all'epoca in cui si capisce che l'ITP è una patologia autoimmune e che nello stesso momento cominciano ad esserci le prime armi terapeutiche, cioè quindi la scoperta, così in qualche modo la sintesi, la scoperta e poi la sintesi dei corticosteroidi per il trattamento. Non succede quasi nulla, ora poi vedremo poi dopo, comunque fino a quando cominciano ad entrare nell'armamentario terapeutico il rituximab per altre patologie, che poi viene approvato nel 2006 come trial in pediatria per la gestione anche dell'ITP, e poi con l'utilizzo clinico sempre maggiore degli agonisti di TPO, quindi per primo il romiprostim nel 2008, poi nel 2011 il trombopag e poi successivamente la loro conferma in terapia. Questo niente, dice in maniera discorsiva le stesse cose, quindi il sunto è un'altra cosa che prima non abbiamo citato, le immunoglobuline endovena nell'81 vengono proposte come trattamento, questo come dato così di storia, di breve cronistoria del trattamento dell'ITP nell'adulto. Questo Harrington, che ci è sembrato simpatico in quanto come tutti i veri pionieri della medicina, prova su se stesso a dimostrare che la piastrinopenia immune è veramente immune e autoimmune, quindi si prende del siero di pazienti affetti da Werloff e se lo autoinocula, inducendosi, e il paziente della freccia rossa è lui, inducendosi a 3 giorni una piastrinopenia severa immunomediata legata agli anticorpi di altro paziente. Questo invece è Kazelson, scusate, che da studente di medicina nel 16 propone al suo docente, che è Schoeffler, l'idea, devo dire, non strampalata, ma comunque sicuramente coraggiosa, di levare la milza a una giovane donna per dimostrare che le avrebbe curato il Werloff. Questo direi veramente un vero pioniere e un vero coraggioso, quindi meritava una citazione con foto. Questo per raccontare ancora che invece delle metodiche un pochettino più visionarie, cioè quindi con metodiche non chirurgiche, ma tramite embolizzazione angiografica, i radiologi se ne fanno venire in mente già nei primi anni 70, quindi nel 73, poco dopo che siamo andati sulla Luna, i radiologi dicono: ma se noi iniettiamo delle microsfere di silicone nell'arteria splenica dei pazienti, ma sì, potremmo ottenere delle splenectomie senza incidere la pancia dei pazienti, quindi ottenere un beneficio. Quindi in realtà già 50 anni fa si parlava di metodiche moderne per la splenectomia per via embolica. Allora a questo punto, tolta la sorpresa, ripasso la palla alla dottoressa, viene decisa una cosa che non decidiamo noi, quindi non ci prendiamo il merito perché decide San Martino. Decide San Martino, però intanto il paziente viene decisa l'embolizzazione parziale per via angiografica della milza. Questo è il pre e questo è il post embolizzazione. Lì al centro, ecco, con il mouse, qui si vedono appunto le Sì, spirali. viene rallentato il flusso con delle macrospirali e poi con microspirali viene praticamente decisa un'embolizzazione parziale, quindi dei 2/3 medio-inferiore della milza, quindi risparmiando il polo superiore. Quindi viene effettuato questo
E il risultato, questo in realtà non è lui, ve lo dico perché non avevamo la rotazione TAC dello stesso paziente, questo viene da un lavoro analogo, comunque questo è un risultato analogo di embolizzazione parziale in TAC di un paziente con ITP. Sì, quindi con infarti Con splenici infarti multipli. multipli, esattamente. Questo. Questa, ecco, lascio la palla alla dottoressa, è la citazione di un lavoro che praticamente è uscito sincrono, quindi in realtà l'hanno pubblicato dopo che noi abbiamo visto questo paziente, se no qualche idea poteva venirci anche prima, che riguarda un caso analogo di un paziente con, in questo caso, una severa patologia oncologica, un cancro della lingua metastatico, con un quadro di severa piastrinopenia che viene anche lì definita come immunomediata. E sulla base di questo viene proposta un iter terapeutico che somiglia terribilmente al nostro, quindi paziente che fa piastrine e trasfusioni ripetute, la linea mostra il livello della conta piastrinica che rimane, come vedete, bassissimo, perché rimane attaccato al pavimento tutto il tempo, piastrine e trasfusione, steroide, immunoglobuline endovena, continua a trasfondere, fa rituximab. E a un certo punto, quando si passa nella zona più grigia, viene fatta la splenectomia per via angiografica, ottenendo una salita delle piastrine, definita drammatica, fino ad arrivare a quasi 360.000 piastrine. Il nostro paziente ha questo decorso. Sì, a maggio del 2023 aveva 132.000 piastrine, a metà gennaio. 89.000. Ma no. No? Sì, 89.000. Ho Sì, non ci guardate. Comunque è un paziente che tutto sommato ha una stabilità, diciamo, di risposta. Ovviamente si apre la discussione sul fatto se l'effetto di risposta sia legato alla manovra eroica della embolizzazione della milza, oppure ci siamo posti anche il dubbio che non tanto gli agonisti TPO, che ha sospeso da tempo, ma il rituximab, che come sappiamo sicuramente per 2 anni almeno dovrebbe darci una tempistica di risposta di persistenza, potrebbe essere una concausa di efficacia della situazione. Comunque non abbiamo la controprova, quindi restiamo soddisfatti di sapere e vedere che il paziente gira per l'imperiese tranquillo e anche un po' tronfio, probabilmente bevendosi qualche grappino ogni tanto, ma con delle piastrine accettabili. Sicuramente questo ci fa ricordare, quindi new tricks forse sono the same old tricks for sempre per il nostro old dog, quindi in realtà una modalità un pochettino così vestita di nuovo per una procedura che però comunque vanta 110 anni quasi di onorato servizio, e che comunque le linee guida tengono sempre in considerazione come opzione da valutare nei pazienti che non rispondano. Vi ringraziamo Grazie. e aspettiamo i vostri commenti. Complimenti, veramente bellissimo e grazie a titolo personale, ma ti credo piano piano anche di tutti gli altri per questo aspetto storico e il legame tra la prima embolizzazione, primo tentativo di embolizzazione e quello che viene fatto al giorno d'oggi. Giancarlo, vuoi farci un po' uno dei tuoi belli e importanti commenti su questo caso? Beh, sono rimasta a bocca aperta, complimenti. Immagino lo stato di stress nel seguire questo paziente in acuto e nel non vedere che non c'era nessun tipo di risposta. In effetti le trombocitopenie autoimmuni o hanno una causa ben precisa, un farmaco, allora la risposta ce l'hai sicuramente, o ti trovi in situazioni anche imbarazzanti. Qui l'idea che ho io e che avete anche suggerito voi, che ci sia in qualche modo una sorta di mantenimento del trigger, essendo lui cirrotico, oppure che si sia innestata una malattia autoimmune spontaneamente. Non so che ipotesi avete dato. E poi, l'ematologo, voi a Sanremo ce l'avete e vi appoggiate direttamente poi a San Martino. È un'altra domanda che sì, l'emocromatosi, vabbè. Quanti cicli avete fatto poi di rituximab per poter dire che probabilmente potrebbe aver funzionato? Dunque, io credo che rituximab ne abbia fatti due, perché poi ci è partito via, ha fatto due somministrazioni. Ma infatti,
Questo è un paziente che poi è, chiaramente è sfuggito ed è perso al follow-up, cioè noi sappiamo di come sta oggi perché ogni tanto vaga e al di là che è in lista trapianti, comunque va a Torino a farsi vedere per il fegato, ma si vede che si è sentito trattato talmente male qui a Sanremo che da noi, per l'aspetto ematico, ematologico, non viene più. Però sta bene e i valori li ho visti così, violando la privacy. Li abbiamo visti sul sistema operativo aziendale, così ha fatto degli accessi in pronto soccorso per sintomatologia così fugace e quelli erano emocromi. La nostra ipotesi è cioè, chiaramente quello che la dottoressa Di Sazio ha mostrato elegantemente, cioè che sicuramente la sorte dell'attività piastrinica e coagulativa nel cirrotico è un mondo così, in grossa parte ignoto, in cui ogni tanto scopriamo qualcosa di nuovo e ci meravigliamo. E questo noi abbiamo pensato che veramente avesse una piastrinopenia, un'ITP vera, però un'ITP vera che viene a un sessantenne con una cirrosi epatica sparata, etilista, con una mutazione, prima l'ha fatta vedere, una mutazione per l'emocromatosi, lui si vantava di essere un emocromatosico, ma questo qua era uno che frequentava tutti i bar del Sanremese bevendo l'impossibile. E ti aggiungo che come aggravante c'era la questione che il colloquio non tanto con lui, che era abbastanza un brutto, ma con i parenti è stato molto, molto impegnativo. Molto impegnativo, sia per gli ematologi che per gli animatori che per noi. E basta, non dico altro perché sennò rendiamo riconoscibile il paziente, siamo registrati, quindi non si può. Però diciamo, dico solo che le preghiere possono averlo aiutato. Questo lo lascio come cosa misteriosa. E basta. Infatti stavo cercando di ascoltare tutti gli indizi proprio per ricordare se è stato ricoverato qui da noi in reparto, se è finito invece in un'altra medicina o però forse ora inizio a ricordare qualcosa. Non vorrei sbagliarmi, ma forse inizio a ricordare di un caso simile. Può essere che sia all'inizio e quindi un po' disorientata in questo posto, però. Mi sembra interessante questo argomento, mi piacerebbe poi che ci ritornassimo, perché a noi è capitato un caso che all'inizio sembrava la classica piastrinopenia in corso di sepsi, era una sepsi urinaria da Escherichia coli, tra l'altro multisensibile, in un paziente allettato, solito nostro internistico, in cui però le piastrine questa volta si sono veramente abbassate in maniera clamorosa, arrivando a 8.000-5.000. E anche lì, come diceva Max, c'era la necessità di intervenire presto e subito, perché hai voglia di andare a vedere le linee guida, le cause, quando il paziente rischia il sanguinamento e vedi queste piastrine, ripeto, solo le piastrine, perché aveva un'anemia modesta, una leucopenia veramente modesta. Alla fine poi tutti gli accertamenti, diciamo, quelli che ha fatto vedere Massimiliano Uccelli, ematologici, sono risultati negativi. E lo abbiamo trattato con il buon vecchio cortisone, poi curando la sepsi con l'antibiotico, piano piano, lentamente le piastrine sono risalite. Quindi sarà forse l'occasione per prossimi incontri riparlare un po' di queste situazioni. Non so se Giancarlo o Elena volete aggiungere qualcosa sul caso? Ma direi che è stato un caso interessante soprattutto per la soluzione finale, ecco, perché effettivamente l'embolizzazione ha risolto brillantemente il problema e quindi è un'informazione che mi sembra molto interessante.